Sera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Allarme stromboli, procede intensa l'attività del vulcano. La prefettura di Messina allerta strutture sanitarie e ospedaliere in Sicilia, Calabria e Campania per eventuali emergenze. Schifani pronto a chiedere lo stato di emergenza nazionale. L'Etna interrompe il suo spettacolo di esplosioni e fontane di lava, ma resta il manto di cenere nera a coprire strade e abitazioni. Fontana Rossa totalmente riaperto. Non ho mai detto che lo stupro di gruppo è stato bellissimo. Torna in aula la vittima del foro italico a Palermo e smentisce di avere avuto rapporti con il titolare dell'ex fidanzato. Castelvetrano scarichi fognari depurati per fronteggiare la siccità nei campi grazie a un decreto regionale. La Protezione Civile mette in campo una nave militare per portare acqua potabile in Sicilia. Da domani al Via I Saldi in Sicilia per Feder Consumatori acquisterà il 38% delle famiglie siciliane con un budget medio di 150 euro. Calcio Mercato, il Catania chiude per il difensore Anastasio, terzo arrivo per i Rossazzurri, l'esordio in Coppa Italia dei Rossazzurri il 3 agosto contro la Carrarese a Chiavari. Trovati l'eruzione dello stromboli che crea estrema preoccupazione e allarme. La Prefettura di Messina ha allertato per eventuali emergenze, le strutture sanitarie ospedaliere di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valencia, Salerno. Il governatore Schifani intanto è pronto per chiedere la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale e di mobilitazione straordinaria ci dice tutto. Francesco Triolo. La presidenza della regione sta seguendo l'evoluzione della situazione di stromboli in contatto con il capo della protezione civile, la prefettura di Messina, il sindaco di Liberi e gli NGV e se la situazione dovesse peggiorare sarebbe pronta a chiedere al governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di mobilitazione straordinaria. È una nota con le dichiarazioni a firma del governatore Renato Schifani a dare l'idea di quanto preoccupi l'allerta rossa proclamata nelle ultime ore nell'isola delle Olie dove dopo l'esplosione i due Giorni fa, da ieri pomeriggio, l'attività del vulcano è ripresa in maniera intensa. La prefettura di Messina ha attivato il centro coordinamento soccorsi. Oggi, nuova riunione del comitato operativo che sta monitorando, minuto per minuto, la situazione. Guardia di finanza e Capitaneria di Porto si stanno alternando per monitorare lo specchio d'acqua interessato e le acque che costeggiano l'isola. Sono stati chiesti ulteriori rinforzi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Il sindaco di Lipari con un'ordinanza ha disposto il divieto di scalata allo Stromboli e di avvicinamento e sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno e con un'altra ordinanza ha fatto scattare il divieto di approdo dalle imbarcazioni non in servizio di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere e la sosta l'ancoraggio in prossimità della costa. Il sindaco Cullo sta anche verificando gli adempimenti previsti dal piano di evacuazione nei casi di necessità e proprio nell'ottica di prevenzione di possibili situazioni di emergenza sono state allertate le strutture sanitarie ed ospedaliere, nonché le prefetture, di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valencia e Salerno. Ed è stata non preoccupazione, ma certamente grande spettacolo per l'Etna, che si è presentato con alte fontane di lava e cenere ieri, a partire da ieri e per tutta la notte. Uno squarcio rosso visibile per alcune ore anche in lontananza. Da questa mattina la situazione è ritornata però alla normalità. Orazio Longo. Torna a placarsi l'Etna dopo la fase parossistica che si è sviluppata dal cratere Voragine con un'intensa attività stromboliana che è culminata con fontane di lava incandescente e l'emissione di una nube di plume vulcanico alta quasi 5 km. Così si è presentato il vulcano ai turisti e non solo ai turisti che da Catania e dai paesi pedemontani fino a Siracusa hanno ripreso lo spettacolo notturno che è durato diverse ore. Dall'INGV fanno sapere che l'eruzione si è poi gradualmente affievolita per cessare intorno alle 4 del mattino, mantenendo per circa un'ora ancora l'attività stromboliana. L'attività La, di fontana di lava intorno alle 4 del mattino si è, si è esaurita, il fenomeno attualmente è, è, è in è forte regressione e il, il fenomeno parossistico si può considerare è, è concluso. È, Torno appunto alla, alle 5 del, del mattino, e eh, attualmente i sistemi eh, di eh, monitoraggio indicano un graduale rientro dei, uh, dei parametri su, eh, su, valori, eh, su valori medi. E comunque, ancora la situazione, il quadro è in, uh, in evoluzione. E anche i valori del tremore vulcanico, indicatori dell'energia dei condotti magmatici dell'Etna, sono precipitati dalla zona rossa a quella gialla e sono al momento ancora in caduta. Da Ortigia, passando al centro di Catania, attraverso la Playa, la Coltre Nera ha invaso ogni cosa. È puntuale, è giunta un'ordinanza del sindaco Trantino che per 48 ore vieta la circolazione di mezzi a due ruote e limita la velocità delle auto a 30 km/h. Tonino De Mana. Paesaggi insoliti, dal borgo siracusano di Ortigia alla spiaggia della Playa, passando per il centro di Catania, ricoperta di cenere vulcanica, fastidiosa per gli occhi, dannosa per i polmoni e pericolosa per i mezzi a due ruote. Ora che l'Etna ha concesso una tregua, restano sul campo le pesanti conseguenze su strade, piazze, terrazze e balconi. Tutto nero, come l'umore di chi è costretto a spazzare la cenere lavica. Che ricopre ogni cosa. A Catania il sindaco Enrico Trantino ha emanato un'ordinanza con cui vieta per le prossime 48 ore la circolazione di mezzi a due ruote, cicli e motocicli e limita la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale. A giudicare dalle immagini, però, sono in pochi a rispettarla. Come spesso accade, si continua a sfrecciare incuranti del pericolo, specie per chi si sposta in scooter, moto e monopattini. Dalla strada alla spiaggia, dove la Coltre Nera si è depositata copiosa costringendo gli operatori balneari ad una corsa contro il tempo per renderli puliti ed accoglienti. Il comune ha disposto di depositare la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati in contenitori di piccole dimensioni in prossimità delle abitazioni. La speranza è che tutto questo venga rispettato. E da ieri sono state ore da incubo anche per i passeggeri in aeroporto a Fontana Rossa tra voli cancellati o dirottati, ma nel primo pomeriggio l'unità di crisi ha disposto la totale riapertura e la completa operatività dello scalo catanese, il servizio. Chi mangia, chi dorme, chi lavora, chi gioca, chi si rilassa sul prato o sotto un albero. Si fa di tutto per ammazzare l'attesa derivata dalla chiusura dell'aeroporto di Catania letteralmente ricoperto di cenere vulcanica. Un'emergenza che getta nello sconforto i viaggiatori smarriti davanti ai pannelli che indicano cancellazioni e raffica. Madre natura ha detto che voleva luttuare e ha luttuato, però è giuro. Un, ci sono molta precarietà in questo aeroporto, non c'è assistenza, non c'è niente. Quanto tempo è qui? Io un giorno, sperando che me la cavo, come diceva il grande film di Paolo Villaggi. Il volo è stato riprogrammato per domenica alle 22.30 con uno scalo interminabile di circa 6 ore a Milano-Linate per poi prendere il volo verso Kingston. Più che arrabbiato desolato, però all'Etna non si può fare qualcosa di più di quello che... Dove è diretto? Milano. Stavamo pensando di andare a riprenotare la macchina e andare al mare. Resteremo qui e poi andremo in autobus in Ancona. C'è chi, da Catania, è costretto a spostarsi a Palermo. Se avessi perso questa, questo volo per Pisa sarebbe stato un problema doppio per tutto il weekend. E adesso, di nuovo, da Catania dobbiamo andare a Palermo con l'autobus, con tutti i disagi che ne comporta, e poi da lì per cercare di prendere un volo e andare a Milano. Servizi igienici e dare ristoro presi d'assalto. C'è la fila anche per le prese elettriche utili a ricaricare PC e smartphone. Fedeli alleati per restare informati sul viaggio da fare o da riprogrammare. Adesso cambiamo decisamente argomento e torniamo allo stupro eh, del foro Italico, lo stupro di gruppo a Palermo. La vittima torna in aula eh, per delle dichiarazioni, per rispondere appunto a delle domande, dice non ho mai detto, è stato bellissimo, non ho mai avuto un rapporto con il datore di lavoro del mio ex fidanzato. Il processo è stato rinviato al 9 settembre per l'esame degli imputati che restano ovviamente in carcere. Marco Gulla è tornata in un'aula di tribunale per parlare ancora di quella notte, a distanza di un anno. La ragazza, stuprata dal branco al Foro Italico di Palermo, citata a deporre su alcuni aspetti della vicenda, dai legali degli indagati, è comparsa davanti ai giudici di Palermo. La 19 ha negato di avere mai avuto una relazione sessuale col datore di lavoro dell'ex fidanzato e di avergli parlato della violenza subita, definendola un bellissimo rapporto. In aula, dunque, ha smentito sia di aver avuto un rapporto col datore di lavoro del suo ex, sia di avergli detto la frase da lui riferita è stato bellissimo farlo con sette persone. Per gli avvocati che difendono i sette che sono attualmente in carcere, la testimonianza raccolta nel corso delle indagini difensive poteva dimostrare che le cose si sarebbero svolte in modo differente rispetto a quanto denunciato dalla ragazza. Il processo è stato rinviato al 9 settembre per l'esame degli imputati: Angelo Flores, il maggiore del branco che filmò la violenza col telefonino. Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian. Mia, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao, un settimo imputato, allora minorenne, è già stato condannato. Fermati a Siracusa due giovani che avrebbero violentato due studentesse americane in vacanza studio. Il servizio. La scusa è quella di chiedere in prestito la carta d'identità per prelevare le sigarette dal distributore automatico. L'intenzione è quella di violentarle. Due giovani di 18 e 19 anni sono stati fermati dalla polizia di Siracusa sul provvedimento della procura per violenza sessuale aggravata ai danni di due studentesse americane. I fatti sono avvenuti la notte del 3 luglio scorso. Secondo quanto hanno potuto ricostruire i poliziotti, le due giovani studentesse statunitensi in vacanza studio a Siracusa, dopo aver trascorso una serata in allegria a Ortigia, Mentre stavano facendo rientra a casa, venivano avvicinate da due ragazzi a bordo di uno scooter nei pressi della marina. Questi, con il pretesto di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, si intrattenevano con le ragazze, approfittando della loro ingenuità dell'ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Successivamente venivano indotti a separarsi, subendo le violenze degli aggressori in luoghi diversi: una delle violenze veniva consumata in un belvedere nei pressi del lungomare, l'altra all'interno di un'abitazione simile. Nelle vicinanze. Dopo la denuncia presentata dalle due ragazze, l'attività investigativa ha consentito di sviluppare un quadro probatorio di un certo rilievo che ha portato la Procura a emettere un provvedimento precautelare nei confronti degli indagati che sono stati rinchiusi presso il carcere di Cavadonna. L'ex PM Natoli, convocato per un interrogatorio dalla Procura di Caltanissetta, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Natoli, per anni nel pool antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra e calunnia. Secondo i magistrati Nisseni avrebbe aiutato alcuni imprenditori mafiosi a sfuggire alle indagini. L'ex PM si è però riservato eh, di chiedere alla Procura della Repubblica un successivo interrogatorio in cui fornire ogni utile chiarimento. E adesso torniamo a occuparci di crisi idrica, di siccità, eh, c'è una soluzione che arriva da Castelvetrano, acque di fogna depurate per fronteggiare la sete dei campi. Il progetto diventa realtà grazie a un decreto regionale. Intanto appunto, la regione stanzia fondi per comprare autobotti e la Protezione Civile mette in campo una nave militare per portare acqua potabile in Sicilia. Mallio Viola Soldi ai comuni per comprare nuove autobotti e far fronte alla crisi idrica. Acqua reflua depurata per l'utilizzo da parte delle campagne e una nave cisterna militare pronta a intervenire per rifornire d'acqua ai comuni della fascia costiera nell'Agrigentino e nel Gelese. Sono gli interventi d'emergenza contro la sete messi in campo nella sola giornata di oggi dalla Regione e dalla Protezione Civile. Le acque reflue provenienti da Castelvetrano nel Trapanese e depurate nell'impianto di via Errante Vecchia potranno essere utilizzate per scopi irrigui nelle campagne e nelle Province di Agrigento e Trapani. Dispone così un decreto del Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti. Nel documento vengono anche fissate le prescrizioni di carattere sanitario e i controlli periodici sulla qualità dell'acqua depurata riutilizzata per l'irrigazione. Nel settore agricolo, inoltre, la Regione sosterrà finanziariamente i nuovi imprenditori che volessero intraprendere questa strada. Sempre dalla Regione arriva un milione e mezzo per nuove autobotti. Dopo che in una riunione fra Prefettura e Protezione Civile era emerso che ce ne sono disponibili solo 86. E in alcune province soltanto due, come N. Ragusa e persino soltanto una nel Nisseno. Infine la nave cisterna della Marina Militare, individuata dal capo della protezione civile siciliana Salvo Cocina, d'intesa con la protezione civile nazionale su sollecitazione del presidente Schifani. La nave si trova ormeggiata ad Augusta, può trasportare fino a 1200 metri cubi di acqua ed è pronta a salpare in base alle indicazioni sull'emergenza che arriveranno dalla regione. Il porto di Licata è stato ritenuto ad oggi il più idoneo per l'approdo e da lì. Partirà la distribuzione. Adesso ci fermiamo, una breve pausa e poi, e poi parleremo di saldi perché da domani i saldi saranno attivi in Sicilia. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, amanti dello shopping ai nastri di partenza perché domani iniziano i saldi. Secondo le proiezioni di Feder Consumatori eh, ne approfitterà il 38% delle famiglie dell'isola. Il budget sarà eh, sicuramente contenuto a 150 euro medie per famiglia. Il servizio è di Desire Ferlito. Buone notizie in arrivo per gli amanti dello shopping, previsto per domani sabato 6 luglio l'inizio dei saldi in Sicilia, al via il periodo dedicato alle grandi occasioni per acquistare abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa a prezzi ridotti. Che attese il momento giusto per aggiudicarsi quel capo dal prezzo troppo alto può approfittare della stagione dei grandi affari. Il calo del potere di acquisto delle famiglie non determinerà spese pazze o folle oceaniche, ma secondo la proiezione di Feder Consumatori Palermo, il 38% delle famiglie approfitterà dei saldi per una spesa di 150 euro a nucleo, un giro di affari che sarà di circa 14 milioni di euro. Feder Consumatori ricorda alcune regole fondamentali per tutelare gli acquirenti. La raccomandazione più importante è quella di verificare prima della loro partenza ufficiale il prezzo del prodotto che si intende acquistare. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell'acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente ed in modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto. Sarà prezioso in caso di merce difettosa, in quanto obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato. Regole alla mano non sono da trascurare gli effetti positivi dello shopping. A livello del sistema nervoso centrale infatti vengono coinvolti i cosiddetti ormoni della felicità, serotonina e dopamina, portatori di sensazioni positive di benessere. Ieri sera al Teatro Antico di Taormina un grande show, un grande spettacolo per sostenere il centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, l'ospedale San Vincenzo, che ricordiamo rischia la chiusura. Sul palco eh, tanti artisti siciliani capitanati da Soldi Spicci, Mario Incudine, Anna Castiglia, ma con un grande mattatore, peraltro attesissimo, e cioè Fiorello. Sentiamo Eva Spampini. Cioè meglio fare che chiudere, no? Chiudere un reparto del genere, cioè beh c'è a Palermo, la distanza tra Catania e Palermo la conosciamo tutti, tra e Palermo, quindi non è così semplice poi spostarsi. Tutta la verba, la simpatia e l'empatia di Rosario Fiorello a sostegno del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina in una serata stellare al teatro antico tra lo spettacolo dell'etna in eruzione e il colpo d'occhio di un anfiteatro stracolmo di gente. 4.500 persone che hanno contribuito alla raccolta fondi per supportare il centro che offre assistenza cardiochirurgica ai bambini non solo siciliani ma anche provenienti dal resto del Mediterraneo e del Sudafrica. Credo che per la prima volta la regione Sicilia. Abbiano un comune intento che è quello di appunto continuare le attività del centro, riconoscerle soprattutto che per noi è l'aspetto più importante. Da Fiorello a Gianfranco Iannuzzo, passando per i soldi Spicci, Giuseppe Anna Castiglia, Mario Incudine, Mimmo Cavallaro e l'orchestra Plettro Città di Taormina. Sul palco a titolo gratuito per ribadire che il CCPM non va chiuso. Penso che la, la risata sia veramente una, una medicina fortissima e, e grandissima, soprattutto, come diceva Claudio, eh, per, eh, per una causa così bella che riguarda i bambini. Questo è uno degli aspetti belli del nostro lavoro, quando abbiamo la possibilità di utilizzare la popolarità e l'affetto soprattutto di cui godiamo e cercare di capitalizzarlo in qualcosa. Molto serio. La serata è stata presentata da Salvo La Rosa che non è mai rimasto solo sul palco. Al suo fianco un co-conduttore d'eccellenza, proprio Rosario Fiorello. Tutta l'infanzia l'ho passata in questo triangolo della Giardini di Togliani e Taormina. Qui veniva al Teatro Greco a vedere Bart Lancaster. Io mi ricordo i grandi divi di Hollywood che arrivavano qui. Quindi tornare qui per dare un messaggio di questa importanza è certo una. una una cosa per me anche emozionante. Si chiede la deroga e la conseguente stabilizzazione. Deroga su cui, a quanto si apprende dai videomessaggi inviati dal ministro della Salute e dal presidente della regione, Schifani, il governo sta lavorando. Adesso ci fermiamo ancora, c'è una breve pausa, rientreremo con il calcio per raccontarvi un nuovo acquisto per il Catania in tempo appunto di calciomercato. A tra poco. Ultima parte del nostro telegiornale, apriamo con il calcio. Il Catania ha definito l'ingaggio di Armando Anastasio, che oggi ha effettuato le visite mediche. L'esordio ufficiale stagionale del Catania sarà il 3 agosto a Chiaveri in Coppa Italia contro la Carrarese. Francesco Triolo. Armando Anastasio, un nuovo giocatore del Catania, 27 anni, difensore di proprietà del Monza. Lo scorso anno ha giocato alla Casertana, ha effettuato le visite mediche, e quindi ha completato tutte le procedure per il suo tesseramento. Quasi definito anche l'arrivo di Filippo D'Andrea, attaccante dell'audace Cerignola. I rossazzurri provano a chiudere adesso anche per il centrocampista trentunenne Luca Verna, attualmente in forza del Catanzaro, club con cui ha totalizzato più di 150 presenze. Intanto è stato definito il giorno e l'orario. Dell'esordio ufficiale del Catania, la partita del turno preliminare Coppa Italia. I rossazzurri giocheranno il 3 agosto, con inizio alle 18 allo stadio di Chiavari contro la Carrarese. A Messina, invece, è fresca la nomina del direttore sportivo Giuseppe Pavone, uno zemaniano doc che si sposa con la filosofia di Giacomo Modica, toccherà a lui gestire il mercato, anche se si attendono notizie sul passaggio di proprietà annunciato alla stessa società, ma su cui c'è il massimo riservo sul nome del fondo americano che dovrebbe subentrare alla famiglia Sciotto. Particolarmente attivo è il Trapani dopo l'acquisto di Canutè. I Granada stanno definendo l'arrivo di Narmin Karic che si trasferirà a titolo definitivo dal Benevento con un contratto di tre anni. Vicino ai Granata anche il difensore del Bari Daniele Celiento, lo scorso anno in prestito alla Casertana. E prima di chiudere, diamo uno sguardo alle agenzie. C'è stato un incidente sul lavoro. Fortunatamente eh, non si tratta di un incidente mortale. Eh, un operaio di 52 anni, infatti, è caduto da una impalcatura in via Lanza di Scalea a Palermo. Un asse di legno si sarebbe spezzato e l'uomo è caduto da un'altezza di 4 metri. È stato poi soccorso dai sanitari del 118. Sono intervenuti gli agenti. Di polizia e tecnici dell'ASP. L'operaio è stato poi portato all'ospedale Villa Sofia, ma come vi dicevo, eh, non dovrebbe essere in gravi condizioni. E con questa notizia si chiude questo nostro appuntamento con Sicilia 24. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.